Sì, anch'io, come ciascuno di voi, tutti noi, abbiamo vissuto un'esperienza particolare. Mi sto riferendo all'esperienza del lockdown. Anche questa parola, però, lockdown, mi piacerebbe più la serrada, dicono gli spagnoli, chiamarla per la chiusura totale, in quel periodo di silenzio assoluto. E ricordo due fatti in particolare. Ciascuno di noi, ovviamente, quando sarà riscritta la storia, dopo ne parleremo della pandemia anche della spagnola, quando sarà riscritta la storia descriveremo anche questi particolari. Quei due per me sono stati molto importanti, il silenzio assoluto nel percorrere le nostre strade e autostrade. Ho sempre detto, da Bologna a Rimini si incontrava quasi nessuno. E poi l'altra immagine delle nostre città vuote, magari qualche persona sui davanzali, ce la faremo, andrà tutto bene, ve le ricordate quelle frasi? Io ne ricordo uno, un passaggio importante, il vescovo di Forlì, Monsignor Livio Corazza, che nel silenzio assoluto della città di Piazza Saffi ha portato di fronte all'abbazia di San Mercuriale la Madonna, della Madonna del Fuoco portata così in processione, silenzio assoluto. Quelli erano momenti. Momenti sospesi, dottor Claudio Venturelli? Momenti sospesi, un titolo che è una frase che racchiude tanto, racchiude per me tantissimo, racchiude anche il momento in cui come lavoratore all'interno di un mondo di sanitari vedevo i colleghi che si bardavano tutti la mattina, uscivano in un silenzio, una corsa, non c'era mai un momento di pausa, gli incroci, tutto questo che mi colpiva molto. E ero particolarmente anche sospeso perché chiedevo, ma non c'erano risposte in quel momento. Per cui, non avendo risposte, mi interrogavo, facevo anche delle riflessioni, riflessioni che a volte mi lasciavano anche con un po' di amaro in bocca. Ma come diceva lei prima, anche io questi momenti sospesi li ho vissuti con qualche punto particolare che ricordo adesso e ricorderò per sempre. E devo dire che uno di questi momenti particolari è stata la telefonata fatta ad una conoscente. Una telefonata che mi ha lasciato più che sospeso, proprio interdetto, perché chiamandola le avevo chiesto semplicemente: come stai? Ah, fisicamente sto bene, moralmente sono a pezzi. Dopo riprenderemo questo tema moralmente e psicologicamente perché sono temi che si stanno accompagnando ancora oggi, dottor Claudio Venturelli. Sì, e Lei di infatti. sanità pubblica sa perfettamente che questo è uno dei temi della nostra società in questo tempo. Per me è stato davvero così poi, perché proprio dicevo, quando la mia conoscente mi ha risposto così, io ho chiesto come mai. E lei mi ha detto, ieri sera è morto mio marito, 63 anni, l'avevano portato via con l'ambulanza, io pensavo di rivederlo dopo pochi giorni, e invece, e lì non me l'hanno neanche fatto salutare, accarezzare, baciare. E io non l'ho mai più visto perché ieri sera è morto. Il sangue mi si era gelato. Sono rimasto impacciato, sono rimasto sospeso proprio, perché non sapevo neanche che cosa rispondere a questa amica, pseudo amica, insomma, non è che fossimo amici per la pelle, però ci conoscevamo, quindi aver avuto questa risposta per me è stato un dramma. E lì sono entrato in quella fase che diceva lei della difficoltà a livello psicologico. La notte l'ho risognata questa cosa e per me è stato veramente difficile, perché mi sono svegliato con quella sensazione di ansia, di fatica a respirare e non avevo voglia neanche più di stendermi nel letto. Ecco, mi sono permesso di richiamare questi temi momenti sospesi, perché il titolo di questo libro di poesie e di racconti ai tempi di Covid-19, da lei raccolto insieme a Manuela Gori, con tante poesie molto interessanti che riflettono, guardate che è molto interessante, perché riflettono il parere, i sentimenti, le passioni, le paure anche dei sanitari, dei medici di quel tempo che improvvisamente hanno dovuto affrontare, perché adesso noi facciamo presto oggi, mi sono cavato, mi sono tolto la mascherina così come hanno fatto i nostri ospiti perché siamo a distanza di 2 metri, tutto sanificato, ma vi ricordo che allora non c'erano nemmeno le mascherine, non c'erano le mascherine,
non c'erano i presidi pronti ad affrontare, quindi la paura anche, dottor Venturelli, anche vostra, dei medici, perché affrontavate qualcosa di simil ignoto. Era quella, la paura. Io mi sono svegliato e ho pensato di aver avuto un attacco di panico, non riuscivo a respirare. Allora, non avendo voglia di stendermi nel letto, sono sceso di sotto e ho preso un pezzo di carta e ho cominciato a scrivere. E mi sono venute fuori le parole, proprio queste parole che erano, come le diceva lei, piene di sentimento, di emozione, quasi di una verità che non avevo ben chiara ma che si stava delineando. E questo è stato poi lo stimolo che ci sì, ha portato... Lei lo dice, poi ha convinto, oltre che con Manuela Gori, l'editore, la raccolta di queste poesie, ha certo. Raccolto le sfide di... E le affronteremo queste sfide proprio perché... Voi non ci pensate, ma questi uomini e queste donne, oltre a fare esercitare la loro professione, hanno cuore e sentimenti e sono stati travolti dalle nostre storie. Perché il punto è questo, eh? Non è che voi siate qualcosa, una sorta di avatar senza sentimenti. Avete i sentimenti, le passioni, le paure, tutto ciò che si è verificato. E adesso è per questo che bisogna stare attenti che a cominciare dai medici, che io non chiamo scienziati, ma semplicemente professionisti, attenzione, stiamo attenti perché quello è il passaggio fondamentale, dottor Venturelli. Queste poesie lo dimostrano. Sono d'accordo. Io mi emoziono ancora adesso a sentirla parlare di questo argomento, perché è un argomento che mi ha tenuto davvero inchiodato, e anche a livello familiare, perché poi nel momento in cui, diceva giustamente, abbiamo coinvolto l'editore che ci ha detto subito di sì, che avrebbe accolto il nostro progetto, abbiamo coinvolto diversi autori che sono stati ben lieti di dare il contributo, il dottor Vergoni, che sentiremo dopo, è uno di quelli che ha risposto per primo all'appello, e poi abbiamo avuto però anche un altro evento, il fatto che io vivo in campagna e essendo lì con mia figlia, che la vedevo un po' giù perché aveva dovuto lasciare l'università a Bologna e essere venuta via, i suoi amici, le sue felicità. Il mio felicità. Papà che si meriterebbe la dedica migliore del mondo. Questa è sua figlia, sì, Gaia Venturelli. Sì, perché poi lei in effetti ha illustrato il libro. Ha illustrato il libro e avremo modo anche di collegarci con lei perché ci accompagnerà, se non mi sbaglio, sì, dottor sì, Claudio Venturelli, con illustrazioni e vignette. Detto questo, lei accetta che quindi il volumetto ci aiuti ad essere il fil rouge in questa puntata che deve trattare dei vostri sentimenti, delle vostre passioni, delle vostre paure, delle aspettative e degli obiettivi, perché siete persone, eh? Ho, diciamo così, sentito anche gli altri, sono tutti molto, molto felici d'accordo. Di questo. Grazie. Grazie. Allora noi passiamo in questo momento con l'anteprima, che abbiamo terminata, sigla, per poi vedrete molto interessanti questi collegamenti anche Skype che accompagnano la nostra puntata di Momenti Sospesi. Prego, regia. E noi riprendiamo il nostro fil rouge. Onorevole Lattuca, lei è in collegamento con noi? Sì, vi sento. Grazie, signor Sindaco, per questo collegamento. Io riparto proprio con quanto lei ha scritto nella prefazione di questo libro di autori vari, Momenti Sospesi. Quando lei dice, rubando la frase a Paolo Di Paolo, forse nessun evento storico dalla peste del 300 alle ultime guerre mondiali può vantare una simile quantità di testimonianze. Le testimonianze, la sua testimonianza, signor Sindaco. Prego. Sì, quello che ho scritto nella prefazione è quello che penso. Sono stati mesi
Difficili per tutti, questo libro Momenti Sospesi ci racconta chi ha vissuto quelle settimane, quei giorni, quel lockdown in corsia, chi l'ha vissuto a casa, tra virgolette, recluso, ed è una sorta di biografia collettiva, biografia di comunità di quello che è stato il Covid. In particolar modo nei mesi di marzo e di aprile, che sono stati quelli più difficili. Anch'io avrei alcune cose da raccontare, non l'ho fatto fino adesso Sì, però io la perché. sfido, signor Sindaco, io la sfido, mi deve accettare questa sfida. Qual è stato il primo suo sentimento quando volontariamente si è messo in quarantena? Ma vi racconto questo: io ero tranquillo, quello che ho notato. Erano i primi giorni di marzo, e che allora c'era il rischio di uno stigma rispetto ai quarantenati e ai loro familiari. Cioè, siccome ancora non era chiara, diciamo, l'impatto della malattia, il fatto che sarebbero stati poi migliaia i nostri concittadini ad essere contagiati, ecco, l'idea che io fossi in quarantena, anche la difficoltà di spiegare che era una quarantena precauzionale, che non era uno stato di positività conclamata, ha generato un effetto intorno a me, alle persone che mi sono care, ai miei familiari, diciamo, similappestato, no? Questa è stata una cosa che mi ha colpito Insomma, ed si è stato sentiva un un po' un po'. untore, si sentiva untore. No, io non mi sentivo untore ed ero anche convinto di aver avuto in realtà poche probabilità di contagio. In realtà ero stato nella stessa riunione a poca distanza dall'assessore Donini, che poi era risultato positivo. Allora non si usavano ancora le mascherine e non c'era l'abitudine che poi abbiamo sviluppato nel fare riunioni online. Quella fu una riunione molto pericolosa perché eravamo lì tutti i sindaci delle città capoluogo, il presidente della regione e gli assessori regionali. Quindi se si diffondeva davvero in quella seduta, si rischiava in qualche modo di mettere KO l'intera governance degli enti locali. Ma la percezione che avevo attorno, che era quella che nelle settimane precedenti aveva visto persone guardare storto gli asiatici o diciamo, le persone di cittadinanza cinese che erano qui, poi c'è stata un po' la caccia al lombardo, ecco, eravamo all'inizio e quindi lo stigma del quarantenato era uno stigma che si avvertiva. Poi naturalmente essendo una persona diciamo esposta alla pubblica opinione si sentiva di più. L'altra cosa che vi racconto, che poi fortunatamente non è stata così, io stesso mi chiedevo: ma sarà mai possibile che il primo positivo al Covid nella città di Cesena debba essere io? E poi non è stato così, fortunatamente, ma mi sembrava un po' paradossale, insomma, il fatto che dovesse essere proprio il sindaco ad aver portato il Covid a Cesena. Certo, signor Sindaco, che il primo cittadino lo è in tutti i casi, quindi dovevo essere anche qui, non se ne dolga. Così come ritengo che non tanto fortunato, forse ha preso le sue precauzioni. Guardi un po', dopo quel tempo lei si è messo in volontaria quarantena, ma dopo l'estate Donini e il governatore, il presidente Bonaccini, entrambi sono stati colpiti dal Covid. Sì, ma infatti diciamo le cose chiaramente. Io credo che ciascuno di noi debba comportarsi responsabilmente di fronte a questa pandemia, non solo e non tanto per tutelare la propria salute, ma come appunto gesto di responsabilità nei confronti della salute collettiva. Perché il tema principale di questa pandemia è il rischio di trovarsi troppi, tutti insieme, contemporaneamente, ad aver bisogno di cure. E quindi c'è, credo, un tema importante di generosità, di responsabilità nei confronti degli altri nel adottare tutte le precauzioni. Ciò detto, non è che chi si contagia è colpevole, cioè chi si contagia purtroppo subisce gli effetti di un virus che è molto, molto contagioso e che naturalmente sta colpendo, diciamo, quotidianamente decine e ormai siamo arrivati sul territorio Cesenate a migliaia di nostri concittadini che l'hanno avuto. Alcuni fanno fatica a spiegarsi anche di come hanno fatto a contrarlo, nel senso che hanno una vita talmente rigorosa e limitata negli spostamenti, nei contatti, che si chiedono dove l'avrò mai preso. Quindi nessuna colpevolizzazione rispetto a chi ha contratto il virus, questo ci tengo a dire.
Bene, signor Sindaco, questi sono stati dei momenti brutti, momenti sospesi, mettiamolo così, brutti o belli, ciascuno ha fatto la propria esperienza, ma oggi siamo di fronte, c'è polemica in giro per il paese, forse non appropriata, c'è il senso del Natale, improvvisamente qualcuno ha scoperto che il Natale è una festa importante di carattere religioso, ma anche di carattere civile, coinvolge tutti noi. E qualcuno dice, ma è giusto chiudere per Natale? Allora la mia domanda è questa, signor Sindaco, concludendo. Lei ha la possibilità in questo momento di rivolgersi ai cittadini di Romagna. Lei cosa dice a loro? Come comportarsi durante questo periodo natalizio così caro, se non altro, alla tradizione di tutti noi? Io credo che in maniera responsabile e ciascuno di noi usando la testa, seguendo le precauzioni che sono note e naturalmente rispettando le regole che sono date, possiamo dare un contributo importante, quello di ciascuno di noi e quello collettivo, a far sì che questa situazione termini, nella sua fase acuta e quindi limitante delle nostre libertà il prima possibile. E io credo che partire dal Papa, ma tutti coloro i quali hanno sentimento religioso sanno bene che sia la parte religiosa relativa alla festività, sia come dire, gli aspetti civili di questa festività possono essere vissuti con non minore intensità, ma con la consapevolezza che stiamo ancora combattendo una battaglia inedita, una battaglia che è stata a tratti tremenda e tragica, una battaglia che oggi controlliamo meglio, ma che ancora non è finita e che l'obiettivo di tutti è quello di uscirne insieme con minori perdite possibile, il prima possibile. Grazie, signor Sindaco, a nome di tutti i cittadini, di noi tutti, del gruppo Teleromagna, dei nostri ospiti, degli ospedali, perché lei ha svolto, dovrà continuare a svolgere un ruolo importante. Auguro quindi a lei non solo il buon Natale, ma il buon lavoro, signor Sindaco. Grazie e anche a tutti voi un ringraziamento Ecco, lei fa speciale a chi ci ha bene. fatto. I momenti sospesi se lo porti sempre con sé. Sì, grazie a chi ci ha fatto questo regalo perché tenere una traccia e condividere i propri sentimenti, le proprie sensazioni, anche quelle più intime di una fase così difficile, credo che sia anch'esso un gesto di generosità. Grazie, signor Sindaco, la ringrazio tanto. Elisabetta, dottoressa Elisabetta Montesi, è colei che ha, insieme a me, ma soprattutto lei, insistito perché noi ci confrontassimo su questo tema a partire dal libro. Quindi anche con sacrifici, poi è andata a fare le interviste, ma perché? Perché come abbiamo già sentito e già stato detto, ritengo che questo sia stato un lavoro di grande generosità, questo già il titolo, Momenti sospesi, meritava comunque un'attenzione. È una raccolta, abbiamo detto, un'antologia di pensieri che esprimono il vissuto. Di famiglie, di un'intera popolazione, probabilmente riflettono, se li si va a leggere uno per ciascuno, ciascuno può probabilmente all'interno di ogni testo ritrovarsi, ritrovare un proprio vissuto, uno stato d'animo. Insomma, abbiamo vissuto momenti veramente difficili, tutti quanti, una situazione inedita, che ci ha riempito di paure, di dubbi. Rispetto alla quale ci siamo posti tantissime domande e siamo riusciti ad avere pochissime risposte. Tutt'oggi, che siamo in seconda, nella cosiddetta in piena seconda ondata, siamo stati in grado sicuramente come sistema sanitario di affrontarlo in maniera diversa, ma molte risposte, ce lo dicevamo anche prima, non ci sono. Ci sono molti dubbi, non tante risposte ancora, ma lei è d'accordo, professor Sambri? Il professor Vittorio Sambri è direttore di microbiologia e virologia del laboratorio Centro Servizi di Pieve Sestino, un personaggio. No, io vorrei anche chiedere prima, nella lista dei virologi, pneumologi, infettivologi, lei dove si colloca tra i nomi? Perché qui nascono, crescono. Altri dicono una cosa e poi ne dicono un'altra, ma è un bel tema questo qui, eh? Un'altra volta vorrei, cara Elisabetta, affrontare il tema. Va bene che la scienza non è univoca, è parere unico, però qualche contraddizione c'è stata. Lei ne sa ben qualcosa.
Professor Sampri, a lei. Io però posso solo dire che faccio il virologo da 30 anni e che non ho mai visto tanti virologi in giro per l'Italia. E sono cresciuti. Sono cresciuti come i funghi, un'epidemia di virologi fondamentalmente, oltre che di Covid. No, beh, a parte la battuta, credo che la situazione in cui ci si è venuti a trovare abbia, per forza di cose, scatenato un interesse a cui tutti si sono sentiti nelle condizioni di potere o dovere o volere dare una risposta. A mio parere quello che dopo 10 mesi che questa malattia nuova ci accompagna nella nostra vita quotidiana, a mio parere, secondo me, c'è la necessità di fermarsi un secondo e di fare il punto su quello che è stata questa esperienza, che è stata un'esperienza, beh, scientificamente molto interessante. Dal punto di vista umano, direi che ha provato tutti, anche noi che stiamo dietro alle provette, come vedete alle mie spalle, perché in laboratorio a me non era mai capitato di provare un senso di paura e di sgomento come quello che ci ha travolto. Quindi lei ha avuto un sentimento di sgomento e di paura? Assolutamente sì. Umano, umano, d'accordo. Assolutamente però. Sì, ma in maniera molto comprensibile, perché quando ti rendi conto che è necessario che tu faccia qualcosa, non sai di preciso che cosa puoi fare, non sai di preciso come lo puoi fare e non sai di preciso se riuscirai a farlo. In più, l'organizzazione che vedete oggi è un'organizzazione che gira come un orologio svizzero. Quando siamo partiti il 20 di febbraio, cioè, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto, vabbè, proviamoci, vi garantisco è stato un proviamoci, quindi anche la paura di tutti quelli che erano coinvolti di farsi del male, insomma, no? Assolutamente in maniera comprensibile. Quindi, lei è tra coloro che abbiamo raccolto le ultime notizie di questo medico e hanno conservato questo di un bambino che sembra che abbia avuto Covid già nel novembre del 2019. Lei... Ma io sono convinto di una cosa, adesso datare l'infezione in maniera retrospettiva è sempre una cosa molto complessa, però sicuramente i numeri dell'epidemia che sono esplosi dopo il 20 di febbraio dimostrano chiaramente che non è una cosa che è successa a partire dal 19 di febbraio. Su questo non c'è il benché minimo dubbio, non esiste nessun virus che sia in grado di produrre un numero di casi secondari come quelli che sono esplosi a fine di febbraio in Lombardia, che sia in grado di farlo, quindi assolutamente, sì, sicuramente noi abbiamo avuto l'ingresso del virus molto probabilmente prima, dire quando credo che sia anche un esercizio abbastanza sterile, è un dato di fatto. Cioè. Però noi dovremmo sempre stare attenti perché al mio parere, senza voler accusare nessuno, noi su queste cose bisogna che andiamo tranquillamente a dare giudizi. La colpa, individuare le colpe, quel periodo, quell'altro. Certo, quando si affronta un tempo sospeso, un momento sospeso come quello attuale, utilizzando quel libro, era la prima volta, possono capitare, essere già capitate. È meno probabile accertare, è meno possibile accertare che oggi noi assistiamo ad alcune cose che comunque non vanno. Ma non è il senso della nostra puntata, perché, caro dottor Gilberto Vergoni, lei è neurochirurgo, è responsabile di neurochirurgia d'urgenza dell'ospedale Bufalini. Lei mi ha confessato anche che anche lei ha avuto qualche momento di sgomento e di paura e lei doveva affrontare dei temi e dei momenti molto importanti perché un chirurgo deve affrontarli questi temi. Non c'è dubbio. Soprattutto ricordando quei tempi, eravamo di fronte a un qualcosa che non conoscevamo assolutamente. Vi ricorderete che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità mandava dei messaggi difficili da capire. E la paura, e soprattutto il panico, avviene nei confronti delle cose che non si vedono, che non si conoscono. Poi diventa paura, ma la paura è un qualcosa di fattivo, perché aiuta a non fare gli errori. Quando abbiamo cominciato a capire, questo è diventato un sistema di, come dire, attenzionamento,
che man mano è ricaduto sulla pratica clinica quotidiana. All'inizio, in effetti, non conoscendo niente di questo, diceva bene il professor Sambri, mi pare che tra l'altro da qualche centinaio di esami al giorno poi si è arrivati a, oggi a 6.000 o 7.000 al giorno, quindi capite che quello quindi oggi che... Siamo, mi perdoni che è molto un passaggio interessante, 7.000 al giorno oggi, 6.000 e 7.000 al giorno, sì. Quello che come medico, non so se anche l'amico Carlo è d'accordo, è emerso e, come dire, ha dato valore anche a quello che facciamo, perché finalmente, secondo me, è diventato palese che la medicina è una delle poche scienze, probabilmente, che servono a vincere il panico, vincere la paura, facendo un qualcosa che è contro quello che natura fa. Il virus fa parte della natura, poi il perché sia arrivato o meno, questo non importa, ma il virus è natura. Noi siamo così perché siamo un insieme di incontri casuali che dal virus e ai batteri poi hanno portato a. Il riuscire a capire che l'applicazione quotidiana riesce a vincere queste malattie e man mano entrare, conoscerle e combatterle, quello è quello che dà un po' un senso a tutto il nostro agire quotidiano. Dottor Carlo Lusenti, lei che è il direttore del presidio ospedaliero del Bufalini di Cesena, è un po' la sintesi, la summa di tutti i sentimenti, delle passioni, delle funzionalità, ma anche di qualche disfunzione che qua e là, malgré bongré, si osservava. Beh, come dicono tutti, è stata ed è una vicenda totalmente nuova, alla quale nessuno pensava, alla quale nessuno si era preparato, che nessuno aveva previsto al mondo e alla quale ciascuna organizzazione, ciascun paese, ciascun servizio sanitario, ciascun territorio, ciascun ospedale ha risposto facendo il meglio di quello che sapeva fare. Ed è ciò che si sta continuando a fare, perché è molto utile da tutti i punti di vista narrare, per ricordare, per confortarsi, per rivivere questa vicenda. Ma non ne siamo ancora usciti, non ne possiamo parlare al passato, perché questo darebbe un'idea sbagliata della realtà. Cito, senza voler né enfatizzare né drammatizzare, cerco di tenere un filo oggettivo, uso i numeri. Oggi noi al Bufalini abbiamo lo stesso numero di ricoverati che avevamo raggiunto nel picco massimo di aprile. Lo stesso. Lo dicevo prima. Adesso siamo più preparati, più pronti. L'organizzazione patisce meno questo impatto, perché ci siamo organizzati meglio e rafforzati nel frattempo. Ma non ne siamo ancora usciti e non dobbiamo alimentare l'idea che di questa esperienza ne possiamo parlare come di un ricordo dal quale ormai siamo completamente fuori, perché la consapevolezza, la prudenza, i corretti comportamenti che ormai tutti conoscono a memoria, al di là di quanto li pratichino, ci devono guidare, ci dovranno guidare ancora per mesi. E questo è probabilmente va bene questo messaggio. Facciamo nostro, Elisabetta. Assolutamente perché sì. Perché probabilmente c'è un abbassamento della tensione. Lo dicevamo anche prima, in un fuori programma, no? Sì. Non dobbiamo pensare che sia una cosa finita, perché ci siamo ancora in pieno e quindi... Posso chiederti, ma anche tu hai avuto paura? Hai avuto qualche momento di paura di... Beh, sì, perché io poi ho avuto un'esperienza personale diretta e quindi ho avuto un momento di terrore, perché eravamo proprio all'inizio
E quindi quando una persona della mia famiglia, ma molto vicina, si è ammalata, chiaramente ho avuto paura. Quel momento è stato il momento di il vero grande momento sospeso per noi, per me, per tutta la famiglia, perché non si sapeva nulla, quindi... Vogliamo concludere questa parte, se la regia è d'accordo? Noi abbiamo tentato di registrare, perché in tutto questo sistema noi abbiamo assistito anche a un altro elemento. C'è stato anche un cambio di direzioni generali, direzione generale della USL Romagna. Dottor Caradori e poi dopo dottor Altini sanitario, la dottoressa amministrativa. Insomma, c'è stato un cambio che è coinciso anche col momento di passaggio. Possiamo fare una cosa? Per la verità non è venuto molto bene perché era disturbata la connessione, ma io chiederei alla regia di farci ascoltare un breve intervento Skype che abbiamo realizzato, se sei d'accordo Elisabetta, con Mattia Altini. E terminiamo proprio con questa realizzazione. Prego. Dottor Mattia Altini, in questo tempo di avvento c'è un termine che si chiama in aramaico, Maranatà, cioè Dio viene. È il tempo nel quale sempre la Chiesa dice tempora bona veniunt, cioè arriveranno i tempi belli, i tempi buoni, eppure per il periodo di Natale così non sarà, ma qual è il quadro sanitario della USL Romagna? Lei che ne è il direttore generale. Grazie Valbonetti, sei il direttore sanitario, sennò se prendo il posto di Carradori è un disastro, no scherzo. Allora, la situazione è, diciamo, sta dando alcuni frutti di grande attenzione e anche parzialmente restrittivo dei comportamenti dei cittadini. Il trend di queste ultime settimane è un trend che vede, anche se l'andamento è ancora in tediga, riduzione comunque complessiva del numero di contatti. Questa riduzione complessiva del numero di contatti, che ricordo è leggermente migliore, come dire, della situazione emiliano-romagnola e ancora migliore della condizione nazionale, ci pone nella, come dire, speranza che la pressione sugli ospedali, che è oggi ancora a livello rosso, perché stiamo trattando attorno ai 500 casi di Covid positivo, sostanzialmente concentrati sull'area pneumologica e internistica, veda una lenta riduzione della pressione e quindi ci consenta di continuare, come stiamo facendo, le attività sanitarie per tutte le patologie non Covid. Anche i dati relativi al riempimento delle terapie intensive, che non sono mai stati critici negli ultimi mesi, la condizione che ci può nella situazione di avere una disponibilità ampissima di attività di terapia intensiva per pazienti non Covid. Passo al secondo argomento al quale lei ha accennato, e cioè tempo di Covid, attenzione primaria, anche se la pressione è in diminuzione, però c'è da fare attenzione a tutte le altre forme di malattie e di patologie. Qualcuno a livello nazionale, soprattutto l'associazione cardiologi oncologi, e lei, chissà, forse in questo momento lei non potrà dimenticare che è stato direttore sanitario dell'IRST di Meldole, quindi anche il tema oncologico è importante. Come si sta comportando il sistema USL Romagna di fronte a queste emergenze che non sono Covid? La nostra missione sia quella di stare di fronte ai bisogni assistenziali tutti cittadini di qualsiasi natura siano, e di conseguenza non solo perché non posso ricordare la mia storia passata, ma anche per la convinzione che l'ideologia tra quelle col maggior impatto assistenziale, emotivo e complessivo della nostra società è sicuramente un'attività che viene garantita in tutti gli ambiti territoriali con grandissima priorità. È chiaro che la battaglia che oggi noi stiamo combattendo è quella che l'emergenza Covid non assorba troppe delle nostre energie, devono anch'esse essere messe a disposizione di tutto il resto dei bisogni, per quelli oncologici, emergenti, cardiologici, tempo dipendenti. Bene, da quello che emerge lei è sufficientemente ottimista, quantomeno realista, il futuro non dovrebbe
volgere verso il tempo buono, no? Beh, sì, siamo a dicembre, fine dicembre, abbiamo Natale, poi io ritengo che all'inizio dalla fine del mese di gennaio, a cominciare da febbraio, saranno disponibili comunque, anche se per fasce, diciamo, di priorità, numerose chance terapeutiche vaccinali, e quindi ritengo che questo sia l'ultimo scorcio di una grande e difficoltosa emergenza, che però volge al termine con le vaccinazioni, e quindi sono un po' per mia natura e un po' per il mestiere che faccio ottimista, perché ho visto un sistema molto capace di stare di fronte a questa emergenza, grande componente professionale, e spero che i cittadini con quest'ultimo sforzo ci aiutino a superare definitivamente questo circostanza. Bene, abbiamo Skype dottor Riccardo Valiero, che è direttore del Dipartimento Trasversale di Cure Primarie e Medicina di Comunità Forlì Cesena. Certo che il primo problema che vorrei affrontare, col permesso di Elisabetta, è questo. Ma in questo momento, sulla bocca di tutti, c'è il tema dei medici di medicina generale, quelli che dovrebbero essere il primo approccio sul territorio. Quindi questo significa ricostruzione della rete territoriale dei medici che un tempo erano i medici di famiglia e poi i medici di base, insomma quelli di primo approccio. Dottor Valiero. Sì, effettivamente devo dire che il primo approccio da parte del medico di medicina generale è rimasto anche in questo momento di difficoltà. Naturalmente è cambiata la modalità organizzativa rispetto, diciamo, al periodo storico in cui ci troviamo tutti a dover condividere questa situazione, diciamo, drammatica. Il medico di medicina generale, noi abbiamo nell'ambito di Cesena Forlì circa 260 medici di medicina generale, e questi medici continuano a lavorare con una modalità organizzativa di triage telefonico per individuare, diciamo, i pazienti che poi possono essere visti con visita domiciliare, e naturalmente, diciamo, sono il punto di riferimento anche per tutto quello che è l'attività di organizzazione e di invio dell'USCA, di queste unità speciali di continuità a domicilio dei pazienti affetti da Covid o pazienti che hanno febbre da circa qualche giorno, per cui è necessario l'intervento di persone che sono state adeguatamente formate e di professionisti che hanno la necessità, appunto, di entrare in casa di questi pazienti, perché muniti di tutti i dispositivi di protezione per poterli visitare. Valiero, scusa, intanto grazie per aver accettato il collegamento, che sappiamo che ti stai anche organizzando in questo periodo, sempre con i medici di medicina generale, per il famoso tampone antigenico rapido post-quarantena, diciamo. Ci vuoi dire qualcosa di più di questo? Sì, tutto scaturisce da un accordo nazionale, da cui dipende un accordo, diciamo, regionale, un accordo a livello locale, che abbiamo siglato la settimana scorsa, fine settimana scorsa, con tutta la categoria della FINGE, dei medici di medicina generale, e in poche parole i medici si sono resi disponibili ad effettuare dei tamponi per pazienti asintomatici, di contatti stretti, quindi pazienti non positivi, non pazienti non isolati, ma pazienti in quarantena. E questo è importante perché innanzitutto determina un tempo di uscita dalla quarantena dopo 10 giorni, con la possibilità che il medico di medicina generale, fatto questo tampone, ed è un tampone semplicissimo da eseguire, perché è un tampone naso-faringeo,
ma è un tampone che viene, diciamo, letto nel giro di 7-8 minuti dallo stesso medico di medicina generale. Adesso noi ci stiamo impegnando a cercare anche delle sedi idonee dove poter eseguire questi tamponi, perché nell'accordo che abbiamo siglato appunto con la componente sindacale abbiamo deciso di trovare anche delle sedi. Devo dire che qui, grazie ai quartieri, quindi anche la parte politica che si è impegnata a darci delle sedi di quartiere sia per l'ambito di Cesena che per l'ambito di Forlì, riusciremo a fare questi tamponi rapidi. Noi pensiamo che già la prossima settimana partiamo con questa iniziativa. E come si accede a questo tipo di tampone? Come funziona? Giusto per dare un'informazione completa, perché allora, per dare informazione completa è molto semplice. Nel momento in cui l'igiene pubblica fa l'indagine epidemiologica dei contatti stretti, notifica al medico di medicina generale che il paziente X è un paziente asintomatico in quarantena, quindi vuol dire che non è un paziente Covid positivo, ma è un paziente che, come dicevo prima, è in condizioni di quarantena di 10 giorni. Quindi l'igiene pubblica notifica al medico di medicina generale, dalla notifica tramite Progetto Sole al medico di medicina generale, il medico poi contatta il paziente, dà l'appuntamento. Abbiamo fornito, stiamo fornendo a tutti i medici di medicina generale tutti i dispositivi medici per poter effettuare di protezione individuale, per poter effettuare questo tipo di, diciamo, di operazione. E poi in quel momento, se il tampone è negativo, il medico emette un foglio in cui c'è scritto fine quarantena e quindi il paziente è libero. Faccio un esempio: se uno è in attività lavorativa può ritornare a lavorare dall'undicesimo giorno, qui senza aspettare i tempi, diciamo, di chiamata di igiene pubblica, i tempi di andare al drive, e quindi questo diventa molto più facile. Se il paziente è positivo, l'igiene pubblica, il Cesena di Forlì, ci hanno dato sia un'email diciamo dedicata che un numero di telefono dedicato per poter subito, immediatamente, diciamo, avvertire l'igiene pubblica, perché questo paziente va messo in isolamento e non è più in quarantena. E a questo punto il medico stesso dice al paziente, dà tutte le indicazioni dell'isolamento così come dettate dalle norme anti-Covid. Bene, dottor Valiero, molto importante quello che lei ha affermato per conoscenza di ciascuno di noi che stiamo affrontando questo tema e questo tempo che non è, è quasi sospeso, non sospeso come durante il lockdown. È interessante perché apre il capitolo e questo che a noi deve interessare, mi rivolgo direttamente a ciascuno di voi. Quando voi a livello nazionale, ciascuno di voi, sente parlare di sanità, di riordino, 41 anni fa veniva approvata la legge che in Italia ha istituito il servizio sanitario universalistico, però sono passati 41 anni, e nel frattempo, 42 addirittura, è vero, e nel frattempo sono cambiate tante cose. La pandemia Covid ci ha dimostrato come dovremo, al di là delle dispute ideologiche, questo è il senso col quale io affronto pragmaticamente con voi questo tema e con i nostri medici, pragmaticamente significa destinare molte risorse, ricostruire certi aspetti della sanità, questo dei medici, della funzione dei medici di base, degli USCA, di cui adesso Elisabetta credo tu abbia preparato una pillola, sono temi che dovremmo affrontare. Non si può dire con 9 miliardi come sono previsti nel recovery plan che si possa risolvere il problema. Non si può dire che abbiamo in giro per il nostro paese decine e decine di plessi ospedalieri in disuso. Sono tutti temi che dobbiamo affrontare, non per accusare nessuno,
ma abbiamo bisogno di ricostruire il sistema sanitario. Questa è la botta che ci ha data la Covid. USCA, questo termine, cosa vuol dire? Ci avviciniamo sempre di più ai pazienti, alla base, ai cittadini? Elisabetta? Sì, sono i rinforzi sul territorio, sono i medici di continuità assistenziale. Per far capire meglio a chi ci ascolta, i medici della guardia medica, prefestiva, festiva e notturna, che sono stati in qualche modo coinvolti per dare una mano sul territorio ed andare a casa delle persone a portare le medicine, a fare diagnosi. Chi mi sa dire quante USCA nel presidio ospedaliero di Cesena, quante dovrebbero essere, quante sono? Mi sa dire qualcosa? All'incirca, non è il suo mestiere. Sul territorio, quindi non sul territorio. Solo nel presidio. Forse il dottor Barliero il ce dottor lo Barliero poteva dire. Non so se sia ancora in collegamento, dottor Barliero. È andato giù. È no, andato. Non via. È più. Una decina di equipaggi che naturalmente coprono le 24 ore e che fanno appunto questo lavoro di prossimità sulla base del contatto del medico di medicina generale, non direttamente chiamate dal paziente, vengono inviate al domicilio del richiedente e possono fare dalla fase iniziale di diagnosi, il tampone, tutto ciò che serve, l'inquadramento, sino a gestire la terapia domiciliare nella misura in cui il paziente non richiede il ricovero, anche con delle esperienze che appunto si sono create strada facendo molto avanzate. Alcune squadre sono addestrate a fare ecografie toraciche a domicilio che consentono una diagnostica più accurata sia della malattia che del suo decorso clinico rispetto al semplice tampone, rispetto agli semplici strumenti che si possono avere a domicilio. E questi strumenti consentono di tenere, e questa organizzazione, di tenere in tutta sicurezza le persone più al loro domicilio, piuttosto che essere messi immediatamente di fronte al bivio, devo essere ricoverato, vado al pronto soccorso. Quindi queste unità speciali di continuità assistenziale hanno molto e continuano molto ad aiutare la non solo gestione territoriale di questa malattia, ma a proteggere l'ospedale e quindi a consentire di continuare a fare anche le attività ordinarie e non solo avere un ospedale completamente dedicato al Covid. Questo termine è molto bello, proteggere l'ospedale, perché si tratta proprio di proteggere la funzione dell'ospedale non gravato dai primi momenti di approccio. Io non so se io ricordi male, non so se in Emilia Romagna fossero previsti 600, qualcosa del genere, USCA. Vado a memoria così, da qualche parte non so se abbia letto 600, comunque siamo sui 350 oggi, qualcosa del genere, si stanno implementando. Quindi, professor Sambri, l'importanza è accertate e accettate queste degli USCA. Quindi il futuro non è che passata Covid, che non passerà prima della fine. Vabbè, non lo voglio diciamolo. Dire. Non diciamolo. Non passerà subito, ecco, diciamo subito così. No. Subito no. Sarà un sistema da riproporre, da implementare. Ma io non sono un esperto di medicina territoriale, però sicuramente se riusciamo a tenere gli ospedali in condizione di fare il loro lavoro e di poter garantire le cure ai pazienti che non hanno il Covid, vuol dire che la nostra medicina tiene, il nostro sistema sanitario funziona nella maniera migliore possibile, quindi è indispensabile cercare di mettere le risorse dove possono fruttare di più, per cui se le risorse vanno sul territorio perché ci aiutano a tenere gli ospedali in condizioni di efficienza, assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi io non so, Gaia Venturelli, cara regia, è collegata con noi, Gaia? Gaia Venturelli è quella che ci sta, eccola qua, che ci sta accompagnando con le illustrazioni. Eccola qua, l'abbiamo in Skype e in diretta ripropone, pone a noi le sue descrizioni, le vignette, quelle che ha accompagnato anche nel libro Momenti Sospesi. Che cosa ha provato lei? Io ho visto la sua dedica al papà. L'ha vista? Sì. Sì. Forse non siamo molto fortunati col collegamento, lo ripristineremo fra un po'.
lo ripristineremo se possibile. E intanto continui con le vignette che vengono proiettate sui nostri schermi e danno la dimensione anche e la traduzione dei momenti sospesi. Dottor Vergoni, momenti sospesi, primo. Secondo, però a me interessa, lei è neurochirurgo, certo, e chi va, USCA non credo possa fare queste cose. No, lei si sbaglia. È fondamentale. Ho piacere di sbagliarmi, ecco, no, io lo dico. No, si sbaglia rispetto a quello che penso io. Quello che prima è emerso. Il Servizio Sanitario Nazionale, nato 42 anni fa, in un momento buio della Repubblica, Sergio Zavoli ne aveva ampiamente dato testimonianza. Eppure abbiamo fatto in quell'anno tre grandi leggi che hanno cambiato e modernizzato l'Italia, in particolare il Servizio Sanitario Nazionale. Secondo me il Covid ha fatto vedere che è ora di non cambiarlo, non sostituirlo, ma modificarlo rispetto a quello che la nuove tecnologie, il nuovo tipo di società richiede. E il Covid è stato, come dire, il momento di crisi che fa capire che esiste... il detonatore, diciamo. Il detonatore del... Esatto. E questi, diciamo, questi in genere giovani medici che svolgono questo lavoro stanno a significare che c'è una necessità per proteggere l'ospedale in questo momento in particolare, ma che deve diventare perenne. Perché noi abbiamo bisogno di ospedali che abbiano un'altissima tecnologia, ma un basso livello di giorni di degenza. Per esempio il Covid, oltre che a farsi capire che non bisogna correre sempre comunque in pronto soccorso, ma queste unità ci aiutano perché una volta che uno può essere dimesso, può essere seguito a casa. Quindi un più rapido turnover che permette un lavoro normale a livello dell'ospedale. Lei però mi deve consentire, come voi cari professori, scienziati, che purtroppo... Se non era per Covid, noi abbiamo assistito, io personalmente, girando per i nostri pronti soccorso, abbiamo visto di tutto. Persone che per niente andavano al pronto soccorso e rimanevano al pronto soccorso notti intere, per un nulla. Quindi c'era la necessità, c'è la necessità di ripensare. Bisogna che affrontiamo questi temi, perché è inutile lamentarsi. Sento... Elisabetta, molti di noi cittadini che si lamentano, sono dovuto andare perché mi avevo... e sono stato la notte. Ma ragazzi, questo non si può affrontare in questi termini. Credo quindi che ripensare, rimodellare, sì. Non so se è corretto, sì, Vergoni, il sistema sanitario sia impellente, sia necessità, proprio una necessità, Sambri, tutti voi, Lusenti, Venturelli, questo è... uno dei temi forti, un lascito di Covid, che dobbiamo una sfida che dobbiamo accettare, Sambri, lei che è in mezzo tutti i giorni alle verifiche. Ma io penso che sia estremamente interessante questo approccio. Credo, e ne riflettavamo proprio l'altro giorno in uno dei nostri meeting in laboratorio, che nonostante tutto cerchiamo di mantenere, perché sennò si perde proprio il contatto, credo che niente sarà come era prima. Anche dal nostro punto di vista, perché tutto l'investimento tecnologico, economico, di risorse, di sapere che abbiamo acquisito col Covid ci porterà ad avere un approccio completamente diverso. Il laboratorio è cambiato, gli ospedali credo siano cambiati e non torneranno come prima, anche quando il Covid sarà finito, per forza di cose. È un fatto ineluttabile, cioè noi abbiamo fatto uno scatto in avanti in una direzione dove abbiamo cambiato tante cose che stavamo pensando fosse necessario cambiare da anni. Ecco, il Covid ci ha, come diceva lei prima, fatto detonare in questo senso, e quando non avremo più necessità di utilizzare tutte le risorse che stiamo mettendo adesso nel Covid, per forza di cose faremo cose diverse, ma non sarà più come prima, su non questo sarà non c'è dubbio, sarà meglio. Sarà meglio, ce lo diciamo tutti. Adesso ci collegheremo, caro dottor Venturelli, con Gaia, che dovrebbe essere in ascolto. Però il tema, e la chiudo con questo perché è un tema che vorrei affrontare
cara Elisabetta, magari più avanti, invitando anche qualche politico che deve decidere. Tra l'altro c'è un altro problema, il rapporto insidioso tra la cosiddetta politica, che sempre deve indirizzare invece la gestione sanitaria, che è un'altra cosa. Bisogna che siamo chiari su questo. Questo è un passaggio importante. Però, ripeto, non voglio affrontarlo stasera, così come non voglio affrontare il tema importantissimo dell'uso delle risorse. Vi prego, quando sentite qualcosa, andate sempre alla radice, andare a vedere, a rintracciare la key, cioè la key, la chiave, cosa c'è quando si dice 9 miliardi nel recovery plan. L'ha detto il ministro Speranza, sono una inezia se dobbiamo ricostruire il sistema sanitario. Ma è gioco forza servirsi delle migliori risorse al minor prezzo possibile. Quindi personalmente il MES è da prendere come tutte le strutture, perché noi queste cose che stiamo facendo oggi, Elisabetta, riguarderanno tuo figlio, i nostri figli, i nostri nipoti. Ma i medici dell'USCA sono medici giovanissimi, sono molto bravi e molto in gamba, noi li siamo andati a vedere. Sì. C'è un servizio, non so se lo vogliamo mandare in onda. Chiama questo servizio, Elisabetta. Vediamo. Io farei vedere. No, aspetta un momento, sì. Perché voglio ascoltare Gaia. Avevamo Gaia. Gaia? Salve. Allora, stai lavorando, vedo, noi vediamo le tue immagini scorrere sui teleschermi. Il sentimento che ti domina mentre tu stai descrivendo con la tua fantasia, la tua creatività. Qual è il sentimento? Penso al periodo che abbiamo passato durante il lockdown e quello che ancora adesso tante persone stanno passando in terapia intensiva, allo stress a cui sono stati obbligati i miei genitori, che comunque lavorano entrambi nella sanità, e non so, tento di presentarlo in un altro modo, un po' più leggero magari, perché è stato davvero molto pesante per tutti. Il padre, il dottor Venturelli padre, cosa dice a proposito di queste vignette? Allora, io devo dire che la vena artistica non l'ha presa da me, mia figlia, per cui ammiro... Ma lei sa che c'è una disputa tra me e il dottor Vergoni, poeta nascitur non fito o fito non nascitur? Ecco. Non so nel suo caso come sia, ecco. No, nel mio caso lei non ha preso da me, per fortuna sua, perché io non sono in grado di tenere in mano una matita. Però mi hanno emozionato molto, perché è riuscito a interpretare quello che veniva descritto nella poesia con quell'immagine. C'è il cuore, c'è la strada, ci sono gli abbracci, ci sono davvero tante cose, e devo dire che l'ha fatto con entusiasmo e dedicando il suo tempo, proprio perché ci credeva in questo progetto. Anche perché è un progetto, non so se l'abbiamo già detto, se lo dobbiamo dire, ma... Lo diciamo, come se non l'abbiamo detto, lo ripetiamo. Che tende a raccogliere fondi a favore dell'ospedale Bufalini. Bufalini, quindi... questo è il fil rouge che ci accompagna, è il filo, cioè il vendere, il raccomandare di leggere. Ci sono delle poesie che sono splendide, ne vedremo, ne sentiremo qualcuna, sono quello che voi dovete, mi permetto di leggere, perché con quelle risorse noi andiamo a dare una mano ai reparti Covid, ma non solo, perché c'è un progetto particolare di cui parleremo dopo, dell'ospedale di Cesena. Mi chiami per favore? Eccola qua. Sì, eccola la pillola dei medici di USCA che vanno appunto in assistenza domiciliare. Li abbiamo ripresi proprio nel momento in cui stavano partendo e abbiamo chiesto di raccontare quello che fanno. Vediamo, sentiamo il servizio. Siamo una coppia di medici che partiamo praticamente per effettuare delle visite che ci vengono richieste solitamente o dal medico di base oppure dalla guardia medica durante appunto i giorni festivi. Quindi stamattina per esempio ci ha chiamato una dottoressa per una sua assistita che è positiva
e che ha bisogno di una valutazione clinica, quindi che possiamo effettuare solamente noi con i dispositivi di protezione, e andremo a valutarla e cercheremo di capire se possiamo gestirla a casa e quindi continuare tramite anche il medico di base il monitoraggio, oppure se necessita di ulteriori accertamenti oppure di ulteriori terapie che noi non possiamo garantirgli al domicilio. Quindi adesso abbiamo preparato il nostro strumentario e le nostre, le cose che ci serviranno appunto nel momento della visita e partiamo per effettuare la visita dopo aver contattato telefonicamente la paziente, avvisarla che arriviamo e dare alcune istruzioni appunto per come verrà svolta la visita stessa. Bene, questo è un bel servizio, Elisabetta. Beh, loro sono molto bravi, sono medici in gamba, abbiamo avuto occasione di chiacchierare con loro e soprattutto di ascoltare le telefonate che arrivavano, le interviste che facevano. Devo dire che questa è stata un'occasione anche proprio per vedere i vari momenti, dal tracciamento dei contatti alla sanità pubblica, quindi la centrale Che operativa questo sarebbe un altro e un lavoro che altro tu hai fatto, vero? servizio. Sì, dove proprio abbiamo visto dove materialmente si fanno le interviste per il tracciamento dei contatti, alle interviste telefoniche che fanno i medici di continuità assistenziale ai pazienti che già sono a casa con le terapie o che devono insomma, essere comunque monitorati perché hanno già una diagnosi Bene, certa. bene. Dottor Vergoni, prima ho visto che lei si è messo a ridere, a sorridere. Noi abbiamo una disputa, diciamolo, eh? Sì. Perché lei ha scritto delle poesie che dopo io mi permetto di richiamare, e la disputa, cari telespettatori, riguarda questo tema. Voi sapete che anticamente da Saffo, dice il dottor Vergoni, addirittura da Omero, c'era la disputa che diceva, insomma, si è poeti o si nasce poeti? La diciamo in italiano. Eh? Qualcuno dice, no, no, si nasce, gli altri invece si diventa. Io sostengo che si nasce e col DNA si sviluppa. Dottor Vergoni non è molto convinto. E il medico allora si diventa, perché agere, agere alla latina, che è poi l'artigiano agere che fa, è lo scienziato anche, quindi lo scienziato lo si diventa o lo si è? Bella Sarai che non domanda. è una cosa, una No, disputa, è una bella riguarda anche domanda. voi tutti, professor Sambri. È una bella domanda che, vedendo questi giovani colleghi, mi ispira una risposta, cioè perché facciamo i medici? Io non so se si nasca medico, io so solo che per diventare medico occorre un enorme sacrificio di tantissimi anni di studio, 6 di università e poi almeno 5 di specializzazione, quindi 11 anni almeno. Più poi si apprende molto, moltissimo sul campo. Perché si diventa medici? Ma forse anche perché poi, boh, si scrivono poesie. Si diventa medici perché si vuole essere utili agli altri. Questa è la risposta che io do. Per me è che vedo nelle facce di quei meravigliosi colleghi giovani che senza paura si prestano e vanno veramente in trincea. Il piacere di essere utili. E una volta provato questo non se ne fa più o meno perché piace. Dà piacere essere utili e faccio il traslato per la domanda che lei mi ha fatto. Dà piacere scrivere. Cioè, quando uno trova realizzato un sentimento profondo che ha e lo rende in atto nell'agire con la medicina, noi, o lo rende tangibile con la parola, è un qualcosa che è simile a un qualcosa di partorito che io non posso capire, ovviamente, ma che dà una gran soddisfazione e dà un enorme piacere. Dottor Lusenti, lei conviene, io la penso così, il medico, anche lo specialista, come voi siete, è un creatore anche, è un costruttore. Quindi quando dico sempre, dottor Vergoni, dal greco poiesis, creare, voi siete creatori nel profondo. Mi fa piacere che il dottor Vergoni proprio faccia emergere più il pathos dal vostro mestiere, cioè la passione
del vostro mestiere, che non è un mestiere qualsiasi. Sì, adesso mentre vi ascoltavo mi venivano in mente delle cose... Anche la sua esperienza ormai, dall'inizio. Sì, note, arcinote, e quindi le dico in automatico. Io non penso che sia importante chiedersi se ci vuole la vocazione per fare il dottore. Non è questa la cosa importante. Ma ci vuole la passione. E questa ci vuole sempre. E questa, per giocare con le parole, perché c'è chi le parole è bravo a scriverle, io non sono bravo a scrivere, però mi è sempre piaciuto giocare con le parole. E questa della passione legata alla cura delle persone è la storia delle parole che usiamo. Quando diciamo che curiamo le patologie, patologia vuol dire dialogo sulle passioni. Quindi ci vuole passione per occuparsi Pathos della salute delle persone. Ed è anche vero, rispetto a quello che diceva, se bisogna, che bisogna avere una capacità di creare o comunque di fare. Stando a tempi più recenti, il più grande filosofo della scienza del Novecento, che è Karl Popper, uno dei suoi libri più famosi si intitola Tutta la vita risolvere problemi. E questo è uno dei nuclei centrali della capacità di fare questo mestiere, che alla fine è fatto di passione per le cose che si fanno e per le persone di cui ci si prende cura, e anche della capacità inesauribile di risolvere problemi, non i problemi che si vogliono affrontare, i problemi per quello che sono, compreso un problema del tutto inaspettato e per certi versi mostruoso come la pandemia dentro la quale siamo. Io guardo il professor anche Sambri, lei che si trova in mezzo, il ricercatore, mi permetto di chiamare, quando vedo lei penso al ricercatore. Mi fa molto piacere perché è una delle cose che, come diceva prima il collega Lusenti, volevo fare da piccolo. Cioè, a me è sempre piaciuto fare questo mestiere, è il mestiere più bello del mondo. Io mi alzo la mattina e sono contento di andare in laboratorio. Poi è chiaro che partono i problemi, i guai, però va bene, insomma, no? La spinta che hai è proprio perché devi cercare di capire, legandoci a questa situazione contingente, come fare a fare in modo che questo virus ci dia sempre meno fastidio, che si possa controllare, trovare il modo di impedirgli di fare danni in giro, e questo è quello che facciamo tutti i giorni. E mi piace farlo, fondamentalmente. E io sa cosa devo fare? Devo andare in pubblicità, perché è vero che esiste la società, un SPA, no? Un SPA che si chiama Publisole, che gestisce Teleromagna, ma è vero che è una TV commerciale, quindi devo andare in pubblicità. Prego, regia. C'è dubbio. Prima di procedere con questo interessantissimo confronto che invoca e coinvolge i sentimenti e le passioni dei sanitari, dei medici, degli scienziati, quindi persone in carne e ossa che hanno quei sentimenti, che ci soffrono, pensano, sperano, hanno paura. Vorrei salutare Gaia Venturelli. Gaia, se mi ascolta Gaia... Ecco, noi prima di lasciarla, tanto lei usa molto questi colori, in questo momento ci lasci con... un suo ultimo sentimento che lei ripropone, questo? Sì, è una rappresentazione della lentezza che comunque in molti abbiamo vissuto non potendo uscire, non, ovviamente non chi lavora nel campo della medicina, però chi come me studente oppure delle professioni che non erano indispensabili durante il lockdown, ha proprio vissuto questa lentezza, questa continua immobilità e quindi la lumaca e lo stare in casa comunque
erano quello. Bene, bene Gaia. Quindi questo è il sentimento col quale noi ci lasciamo. Spero che noi possiamo nel futuro ricontattarci per tradurre in immagini i sentimenti, perché lei sta traducendo in immagini i sentimenti. Questo dello slowing, dell'andare lenti, ma anche questo del silenzio. Questo è un altro tema, il silenzio che ha parlato, perché questi silenzi dei momenti sospesi continuavano a parlare, il rumore del silenzio, perché io non credo di essere qualcuno di straordinario, però il silenzio fa rumore, ha fatto Sì. rumore e continua a fare rumore, Elisabetta. È un po' come io l'ho associato un po' all'immagine della neve che cade. Quando cade molta neve si crea quella sensazione in cui la natura parla, ma parla in silenzio. Non so se voi l'avete presente. Noi Ecco, ci dilettiamo, avete visto un po' di nell'immaginario. poesia? Scorre nel nostro studio, sta scorrendo l'immagine della creazione della poesia. Intanto la regia se può metterci in contatto col dottor Patrizio Antonazzo perché abbiamo bisogno di conoscere il suo punto di vista perché Elisabetta, è vero, momenti sospesi, la nostra trasmissione, il nostro ping pong serve anche per invogliare ciascuno di voi a leggere. Ci sono opere preziose all'interno di momenti sospesi per i reparti tutti dell'ospedale, ma in particolare per un progettino o progettone, Elisabetta. Sì, perché durante il Covid e tuttora, insomma, durante il primo periodo e durante il periodo attuale che stiamo vivendo, si parla moltissimo, si parla di infodemia, si parla di, cioè, un eccesso di informazioni Non sulla sempre pandemia. corretta. E anche prima, diciamo fuori onda, il dottor Sambri ci raccontava, finalmente questa mattina qualcuno mi ha chiesto un parere su un'altra malattia. Una cosa di cui si è parlato molto poco in realtà, ma che ha coinvolto ugualmente anche i reparti di ostetricia, le mamme e i bambini. E siccome c'era un'esigenza in particolare, perché anche le mamme positive hanno dovuto partorire insomma, e Certamente, devono continuare a meno partorire, e male. meno male, esatto. E quindi Beh. l'idea è stata quella di ci mancava, che cosa ci mancava? Abbiamo ricevuto tante donazioni, devo dire, c'è stata una generosità straordinaria da parte di tutta la società civile che si è movimentata per aiutare. E una delle cose che serviva, perché le donazioni sono state orientate tutte al Perfetto. Covid, è stata proprio una vasca da parto in acqua per far Una vasca partorire da parto le mamme. in acqua, molto interessanti in questo momento, quando meno male per i bambini, cioè, stiamo vivendo l'inverno della natalità, questo è un altro tema ancora, caro professor Sambri, anche questo lo mettiamo nel mirino perché vogliamo Mettiamo nel mirino. affrontarlo, non tanto dal punto di vista religioso, dal punto di vista antropologico, questo è il tema che dovremmo affrontare. Il professor Antonazzo è al telefono, è in Skype, ci sta ascoltando? Sì, ci sono. Buonasera a Grazie tutti. Grazie innanzitutto per questo collegamento. a voi. Ma questo è un progetto che non è solo per dire, beh, una piscina per le puerpere, è qualcosa di più, eh? Cosa dice lei? Sì, è un qualcosa di più perché è un aiuto per le mamme che si trovano ad affrontare un momento particolare come quello del travaglio di parto, è un aiuto particolare perché permette attraverso l'immersione, perché il concetto della vasca da parto è quello di poter sfruttare il concetto dell'immersione, di risparmiare energie, di farsi avvolgere, di potersi rilassare, di poter essere massaggiati dall'acqua e quindi cercando di potenziare il più possibile quelle che sono la fisiologia del travaglio, perché da un lato permette appunto di togliere quelle ansie mentali che possono essere correlate alla sintomatologia dolorosa, quindi attenua il dolore, nello stesso tempo ha il potenziamento dell'attività contrattile e quindi della facilità di far proseguire il travaglio. Posso fare una domanda, se vuole, indiscreta? Qualche mamma le ha mai chiesto, mai timorosa, di doversi confrontare con Covid? La paura Allora, di doversi confrontare?
La paura c'è, perché comunque le mamme, come tutti noi, no? Stanno vivendo questo periodo, e sta avendo tra l'altro questa doppia fase, no? Dopo la grossa criticità dei primi mesi dell'anno, qui in questo momento stiamo vivendo una seconda ondata con delle caratteristiche un pochettino differenti. Quindi la paura è quello che crea il grande trade union per tutta la popolazione, in modo particolare la mamma, la neomamma, che si trova a dover affrontare, a preoccuparsi non solo per se stessa, ma anche per il bambino che è in grembo. E quindi il tema della paura è un qualcosa di estremamente importante, che ha delle conferme legate anche al fatto di la possibilità di rinunciare a delle visite in corso di gravidanza stessa, quindi una paura molto, molto forte. Quindi questo è anche l'altro tema: durante il periodo dover rinunciare a visite che di solito accompagnano il cammino della maternità, Elisabetta, anche questo è un rischio che si è corso e forse si continua, perché poi anche in ospedale bisogna andare necessariamente proprio per cose indispensabili, con tutte le tutele. Quindi, è un bel tema anche questo, Elisabetta, mamma. Sicuramente mamma. Sì. È chiaro che all'ansia del periodo, che è ansia tipica del fatto di di aspettare un bambino, di dover partorire, di poter partorire nella migliore delle condizioni, nella speranza che non ci siano complicanze, la paura del dolore, chiaramente a tutto questo si è aggiunta l'ansia del momento sospeso, cioè qui si aggiunge momento sospeso, ma sarò positiva, potrò essere positiva, potrò trasmettere la mia positività al mio bambino. Queste sono le domande che si sono rivolte le sue pazienti, dottor Antonazzo? Sì, sono domande che sono state poste tante volte. Un altro elemento che è stato posto è legato alla presenza di un accompagnatore, perché ovviamente abbiamo dovuto, come giustamente diceva, gli accessi in ospedali sono stati fortemente ridotti, però noi siamo abituati a vivere il momento del travaglio e parto con la presenza del papà, cosa che noi su cui ci siamo sforzati dall'inizio della pandemia, per poter assicurare la presenza del papà in sala parto, che viene tuttora mantenuto. Adesso abbiamo attivato anche un sistema di screening per il Covid anche per l'accompagnatore, in modo tale da assicurare il più possibile l'accompagnamento in sala parto, nel miglior modo possibile dal punto di vista della sicurezza. E quindi lei mi dice, dottor Antonazzo, che le donne, giovani o meno, ma le donne in attività, sono brave quelle dei Cesenati? Ah, sono eccezionali. Vengo da una realtà completamente diversa e devo dire che in generale la popolazione cesenate ha una partecipazione alla salute che è incredibile. Ovviamente in ostetricia, l'ostetricia è promozione della salute, quindi sotto questo punto di vista ho trovato una popolazione meravigliosa. Bene. Bene. Allora, siccome noi vorremmo anche aiutare le donne a partorire con minor dolore, perché non è detto che dobbiamo proprio seguire la lettera quello che ci viene detto alle origini, donna tu partorirai con dolore, noi vorremmo con questa vasca da parto... Siamo nel periodo di avvento, per cui stiamo citando esatto. Il Vangelo tutto andare. Esatto. No, un po' scherzando, però insomma è vero, vorremmo cercare nell'epoca in cui si parla sempre, no, di terapia del dolore, di aiutare le donne a dare questa opportunità di questa vasca. Sentiamo che cosa ci dice a questo proposito Gilda Sottile, che è la coordinatrice delle ostetriche, che siamo andate a intervistare e ci ha raccontato a cosa serve e cosa stiamo facendo. La regia può mandare questa pillola? Prego. Sostenere le donne in travaglio di parto e aiutarle nella gestione del dolore è uno degli obiettivi principali dell'assistenza ostetrica. Nel contesto dell'ospedale Bufalini abbiamo avuto la possibilità di creare uno spazio nuovo dove la donna potrà usare l'acqua con l'immersione in vasca. Se la donna entra in vasca quando il travaglio è ben avviato, l'immersione in acqua dà molti benefici sia per la gestione del dolore, perché il dolore viene percepito molto meno, sia per quanto riguarda l'evoluzione del travaglio. L'utilizzo di questa vasca
Ovviamente è permesso e consentito durante il travaglio, ma nel momento in cui il parto si avvicina, la donna verrà comunque trasferita all'interno del punto nascita e quindi in una sala parto. Per il parto in acqua siamo in attesa di poter avere un ambiente adeguato e una vasca da parto all'interno del nostro punto nascita, perché la nascita in acqua è una nascita che merita di essere garantita alle donne che si rivolgono alla nostra struttura. Bene, questo è un bel servizio che dà atto e ragione. Dottora Tonasso, ci sta ascoltando ancora? È ancora in linea? Eccola. Sì, certo, sono qui. Ha delle collaboratrici perfette. Ah, fantastica. Prego. Anche in questo ho trovato una collaborazione meravigliosa. Lei sa, dottore, questo del cum labor, io come sanno telespettatori mi riferisco, forse per deviare le non conoscenze, uso spesso dei termini latini o greci, eccetera. Questo termine della collaborazione, io e noi, io sento spesso, ho sentito durante questa pandemia il termine collaborazione. Cioè, come a dire, caro professor Sambri, Antonazzo, Vergoni, Lusenti e Venturelli, che in questo contesto nessuno esce da solo se non c'è il coinvolgimento, la concertazione e la collaborazione. Ora, quello che mi stupisce, però, quando sento a livello nazionale, magari al campo della politica, che si dice dobbiamo collaborare. E vabbè, collaborare significa che uno si mette in aspettativa del parere dell'altro. Lei con i suoi collaboratori, quando va al mattino in laboratorio, sentirà pure il loro parere. Assolutamente sì. Quindi è collaborare significa cum labor, lavorare insieme, non dice parli poi decido io. Certo, cioè, ci deve essere qualcuno che decide, però lei ha il suo staff con il quale collabora. Io la ringrazio per questo termine che ha usato e le auguro buon lavoro, dottor Antonazzo, a lei e alla sua equipe. Grazie. 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 Buonasera a tutti. Grazie, grazie a voi. Grazie. Ho introdotto davvero, non è una cosa così di tangente o tangenziale, il fatto della collaborazione. Questo è un altro di quei termini che è emerso durante questa pandemia. Questo fare l'equipe, il lavorare insieme, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte, nemmeno nessuno di voi medici, credo di poter dire così, Sambri, Vergoni, Lusenti, aiutatemi, Venturelli, su questo tema qui, della collaborazione in campo sanitario, ma anche extra in questa società, in questo momento, nei momenti sospesi, se non c'è questo, non andiamo da nessuna parte. Non posso che condividerlo, sicuramente, sia per formazione personale che per esperienza professionale recente. L'esempio che posso fare è stato quello della collaborazione che la rete dei laboratori dell'Emilia-Romagna ha messo in piedi quando a metà di marzo, fine marzo, eravamo in forte crisi perché mancavano i reagenti, perché mancavano gli strumenti. Allora lì è stata un'iniziativa, secondo me, quasi spontanea, però si è detto, siamo 7-8 laboratori, lavoriamo insieme, diamoci una mano, se un giorno manca un reattivo a te mandi i campioni a me, se ho il reattivo te lo mando e cerchiamo di tenere in piedi il sistema. È stata un'esperienza entusiasmante, sicuramente. Io vorrei procedere su questo discorso, però il dottor Vergoni si prepari perché voglio ascoltare una di quelle poesie che a me piacciono molto lì, prima non dell'ultima, ma un'altra. Questo tema però, caro dottor Lusenti, cioè del collaborare, nel vedere come le cose cambiano, è entrato nell'ordine di idee, perché a me sembra che in taluni casi, soprattutto nel sistema ospedaliero universitario, non sia ancora del tutto entrato questo tema qui. E so che sto affrontando un tema delicatissimo, cioè il rapporto tra sanità e sistema ospedaliero e sistema sanitario. Bisogna fare uno sforzo in questa direzione. Qual è la sua esperienza? Perché stiamo parlando delle vostre esperienze, ai nostri telespettatori. Ma la sanità è un sistema molto complesso e per questo anche molto attraente, ecco, perché è una sfida intellettuale occuparsi dell'organizzazione sanitaria. C'è chi dice che nell'organizzazione del lavoro non c'è nessun sistema più complesso, con più gradi di imprevedibilità
che le organizzazioni sanitarie. E la chiave di volta, ed è l'espressione che si stava usando, è quella di avere la capacità di lavorare insieme, che però è un termine un po' generico, è un termine, insomma, se posso dirlo, anche un po' buonista, che tende a eliminare le scelte che bisogna fare, perché collaborare, lavorare insieme, fare il necessario lavoro di squadra, vuol dire fare delle scelte in cui ciascuno lascia un po' delle sue opinioni, vuol dire lavorare in modo ordinato e non disordinato, e non individualista, e non competitivo, orientato ai risultati e non orientato alle proprie ambizioni. Quindi collaborare, che è un'espressione che si usa molto facilmente, non è una realtà che si costruisce facilmente da sola, però è il modello di riferimento dei servizi sanitari. Mettere a sintesi, creare una sinergia, utilizzare nel modo migliore tutte le intelligenze, tutte le energie che dentro un sistema così ricco e complesso ci sono. Dottor Vergoni, lei me la legge dopo quella poesia? No, no, ma adesso mi risponda lei anche sul termine cum labor. Sono d'accordo. Il neurochirurgo è per forza di cose. Con Carlo, nel senso che io non sono un buonista, e chi mi conosce lo sa. È difficilissimo, perché viene da dire che collaborare è la forma primaria di, ma vi assicuro che è difficilissimo, perché quello che ha detto Carlo è verissimo, perché io devo rinunciare a qualcosa, rinunciare a una mia autoaffermazione rispetto a un progetto. Soprattutto nella chirurgia questo è difficilissimo. E, come dire, la caratterialità che ci contraddistingue, già soltanto perché facciamo questo mestiere, comporta un certo tipo di, come dire, aggressività e un certo tipo di mentalità. La medicina moderna però ci porta a dire che, ed è qui la scelta, che è quasi obbligata, da solo non vai più da nessuna parte. È chiaro che, è un esempio facile da fare, il chirurgo vale per quello che sa fare in sala operatoria, e quindi è da solo. No. Esiste una formazione, esistono anni e anni di formazione, esistono tanti dubbi e una rapidità di scelta, che poi è il nostro lavoro quotidiano, che comportano il crescere assieme e il portare assieme a compimento un progetto. Questa è una strana alchimia che sta nelle mani, almeno nell'organizzazione italiana, di chi è nella responsabilità di chi dirige. Riuscire a capire e a portare avanti nelle caratterialità dell'equipe quello che è il meglio rispetto a un progetto. Ma è difficilissimo, ma è quotidiano. Assolutamente. Si prepari con la poesia. Dottor Venturelli, io ascolto spesso la sanità pubblica. C'è un tema che riguarda la sanità pubblica quando parliamo di collaborazione e il rapporto col privato. Il futuro, prima parlavamo di ripensare, rimodellare il sistema universalistico nostro. Questo coinvolge il welfare state, significa la nuova sanità, una serie enorme di temi con i quali dovremo confrontarci nei prossimi anni, a cominciare dal nostro modello di vita, nelle nostre città, nei nostri servizi, perché non ce ne siamo ancora resi conto. Però questo rapporto tra sanità pubblica e privata, che in alcuni casi è stato evocato in termini positivi, in altri quasi fosse il diavolo, qui si è realizzato in questa terra di Emilia-Romagna un buon rapporto, a ciascuno il suo, la funzione del pubblico è quella di gestire e dare l'indirizzo anche al privato, che serve ed è servito in questo momento di Covid. Sambri, dottor Sambri, professore, anche in questo momento. Sì, assolutamente. Sanità pubblica. La sanità pubblica, intanto, quella è un'opinione personale, ma penso che la sanità pubblica sia da rispettare per quello che offre e in tutti i modi da sostenere il più possibile.
Naturalmente, quando parliamo di sanità pubblica, del Dipartimento di Sanità Pubblica dove io lavoro, ci sono i colleghi che si occupano di prevenzione, perché tutto il lavoro che c'è e di cui si parla in questo contesto è possibile anche grazie a quello che è il lavoro sul territorio, perché se non ci fosse tutta la preparazione, se non ci fossero tutti questi lavori, telefonate, rintracciamenti vari, contatti, eccetera, sarebbe difficile mantenere e isolare e vedere dove il punto cruciale, dove c'è il focolaio, chiamiamo così, tracciarlo e avere i Claudio, contatti. scusa, allora visto che stai dicendo proprio questa cosa, vogliamo andare a vedere nel Direi di servizio sì. che abbiamo realizzato proprio il Esatto. lavoro dal vivo E come concludiamo avviene? con questa pillola, questa parte, per riprendere Ok, subito dopo. Prego, Elisabetta. perfetto. Allora, Nicoletta Bertossi, direttore della giunta operativa. In questo momento il servizio è molto impegnato nel cosiddetto tracciamento dei contatti. Ogni volta cioè che viene segnalato un caso positivo al coronavirus, al test effettuato, il servizio si mette proprio alle tracce di quelli che sono i contatti stretti del caso segnalato. Perché questo è importante? È importante per il singolo contatto, perché chiaramente mettendolo in un sistema di sorveglianza attiva, anche con gli effetti chiaramente non sempre piacevoli della quarantena, noi però siamo in condizione di poter eventualmente fare una diagnosi precoce di eventuali sintomi che potrebbero insorgere del coronavirus. Individuare i contatti stretti della persona che ha avuto, che ha un caso, ci consente di fare quello che noi chiamiamo un muro attorno al caso e quindi un muro nei confronti della diffusione del coronavirus. Elisabetta, mentre credo che abbiamo in collegamento Skype la dottoressa, che è lo psicologo, la psicologo o lo psicologo diresti tu? La psicologa, E perché è una perché donna. allora nella dizione esatta c'è lo psicologo responsabile? Ma forse è stato un refuso È stato di un refuso. La psicologa, abbiamo ammesso qualche. quindi, a proposito di collaborazione, la psicologa con la quale ci collegheremo subito, perché il primo passaggio è questa poesia, ma ce la dice, ce la racconta col pathos di cui lei è pieno? No, io ci Una, provo. breve, breve. Breve, è una poesia che Sempre di fa parte momenti chiaramente sospesi. di momenti sospesi di Balzani Beatrice, una giovane donna meravigliosa che ha scritto una piccola storia riflessiva in quel periodo. Sulla Via Emilia. C'è un semaforo rosso sulla Via Emilia, attende solitario il ritmo della vita. Stringe forte al petto un ricordo del passato, fatto di clacson, risate, battiti scalpitanti. Ora solo il silenzio sussulta, come le lancette di un orologio svuotato di ogni passo sonante. Servirò ancora qualcuno? Trasalisce il semaforo nell'angoscia del pensiero. Risponde un filo d'erba al ciglio della strada. La vita non è finita, si è solo fermata. Torneranno presto a trafficare le tue strade. Speriamo solo che nel loro cuore ci sia un posto anche per me. Grazie, dottor Vergoni. Dottoressa Rachele Nanni, lei è dirigente psicologa della Cure Primarie Medicina di Comunità. Come ha vissuto questo tempo? So che è banale la mia domanda, ma come l'ha vissuto lei personalmente, prima dei consigli che lei ha dato ai pazienti? Ma guarda, è stato un periodo lungo e complesso. Devo dire che i vissuti della prima fase non sono gli stessi che abbiamo adesso. Sicuramente nella prima fase c'era molto più disorientamento, confusione, incertezza, forse anche una paura determinata dalla novità della situazione rispetto a quale ci sentivamo tutti quanti poco in grado di reagire appropriatamente, poco dotati di strumenti efficaci. Quindi questo è stato un vissuto abbastanza diffuso che ho avuto io personalmente, ma anche tanti colleghi. E, francamente, anche noi come gruppo professionale
siamo abituati a lavorare con le persone in presenza, ad avere rapporti molto diretti. Il nostro lavoro si basa sulla relazione, sulle parole, su anche situazioni di vicinanza, di intimità con le persone rispetto ai loro vissuti. Ovviamente in questa situazione abbiamo lavorato a distanza, abbiamo lavorato attraverso dei canali comunicativi completamente diversi e quindi è stato anche difficile per il gruppo professionale sperimentarsi attraverso queste modalità di contatto e riuscire ad essere vicino alle persone attraverso modalità completamente diverse. Avrei tante domande come Elisabetta qui e certamente i telespettatori. È un tempo nel quale però proviamo a distinguere ciò che ha colpito i giovani, ciò che ha colpito gli anziani, ciò che ha colpito le famiglie. Io sono un po' preoccupato, dottoressa, glielo confesso, per le esagerazioni del cyberbullismo in questo tempo. Noi in un tempo nel quale si è dimenticata forse, non è un atto d'accusa, scusatemi, la scuola. Però noi vediamo delle reazioni da parte di alcuni, grazie a Dio ci sono tantissimi giovani bravi, però degli episodi che nelle nostre città, non solo nelle grandi città, abbiamo vissuto. Questa è un'estremizzazione di un tempo che non lascia spazio a se stessi, nemmeno i giovani, perché evadono, rompono i recinti. Guarda, a questo proposito forse dirò qualcosa che è un po' in controtendenza, nel senso che in realtà forse le reazioni, anche in questo momento, di maggiore aderenza alle regole, di maggiore aderenza, a quanto richiesto, forse l'abbiamo avuto più dai giovani che non dalle persone più avanti negli anni. Cosa intendo dire? Intendo dire che fanno più clamore, ovviamente, alcuni eventi estremi che abbiamo visto anche nei media nazionali ad opera di ragazzi e di giovani adulti. Però alcune anche ricerche che abbiamo fatto utilizzando anche i canali web, i canali delle scuole, in realtà ci dicono che molti giovani, molti ragazzi vivono in questa fase non un comportamento di tipo prevalentemente trasgressivo, ma al contrario, forse quello che ci preoccupa di più è un comportamento di ritiro interpersonale, di ritiro sociale, cioè sono molto di più i giovani che finiscono per chiudersi in casa nell'isolamento e per vivere un malessere che è più legato a una difficoltà di comunicazione reale, concreta, vis-à-vis di condivisione, di quanto non siano i giovani che agiscono dei comportamenti effettivamente trasgressivi. Quindi noi come gruppo professionale siamo forse più preoccupati da delle modalità di nuovo isolamento e a volte da un uso degli strumenti di comunicazione di massa che in realtà allontana i ragazzi dalla reale condivisione nella vita di tutti i giorni. Io so perfettamente che questo sarebbe un tema, anche questo, cara Elisabetta, da approfondire, da affrontare con cognizione di causa, in maniera da poter esaminare. La dottoressa ha già detto, attenzione, io vado controtendenza, i giovani non sono, ma piuttosto gli anziani, voleva dire questo? Ma guardi, se lei considera ad esempio l'atteggiamento diffuso che si vede anche su alcuni social media, pensiamo a quello forse frequentato da persone più mature, Facebook è usato da persone più mature, mentre invece altri media, TikTok o altri strumenti sono usati da ragazzi più giovani. Se lei guarda i commenti alle principali notizie che riguardano anche la situazione pandemica attuale, nota una vastità di commenti a dir poco scabrosi per la qualità e per insomma, la diffusione anche di un pensiero negazionista, Va bene. complottista o minimizzatore, che non è ad opera prevalentemente di persone giovanissime, ma da parte di persone adulte. O anche adulto anziano.
Bene, È vero, Elisabetta è vero. aveva No, qualcosa? posso confermare che, cioè, sono d'accordo molto con quello che dice la dottoressa, perché effettivamente i giovani, gli adolescenti in particolare, costretti a stare in casa, hanno dato grande prova di responsabilità e di maturità, più di quanto non lo abbiano fatto alcune categorie di adulti. Adesso certo, non tutti, io dottoressa non mi sarei mai aspettato, in effetti lo osservo questo tema, questo problema con interesse, che nelle grandi città, soprattutto Torino, Milano, ma anche nelle nostre città, gruppi di studenti che sono costretti a vivere l'insegnamento scolastico attraverso la DAD dicono: noi vogliamo andare a scuola, e si mettono nelle piazze questi giorni, si mettono in discussione. Questo è un altro bel tema al tempo di Covid. Sì. Sì. Devo dire che purtroppo il Covid e anche la didattica a distanza, che in sé, lo voglio precisare, non è un male in sé, è sicuramente uno strumento che va utilizzato al meglio. Ovviamente, diciamo che è uno non strumento sostituisce. Utile, non esaustivo, diciamola così, va bene? Diciamo così, che è uno strumento utile se si affianca a, ma che non può essere certamente sostitutivo dei processi di apprendimento in presenza. Perché l'apprendimento passa attraverso la relazione, la condivisione, la messa in gioco, la sperimentazione, cosa che ovviamente è sospesa o limitata da una didattica a distanza, che pure è uno strumento in questo momento molto importante. Quello che invece, rispetto a cui siamo sicuramente molto più preoccupati, è gli effetti che questo avrà nel tempo, e non sto parlando di adesso, ma nei mesi e negli anni a venire, in termini discriminazione rispetto a quelli che sono i soggetti che soffrono già di problematiche di base, di partenza. Cioè, voglio dire, un ragazzo, un giovane adulto, un bambino che vive in un contesto sociale fortemente supportivo e fortemente stimolante, non attraverserà questa fase con dei grossissimi problemi. Ma noi sappiamo che ci sono tanti bambini e ragazzi che vivono in contesti familiari abbastanza problematici, sia dal punto di vista delle relazioni, cioè familiari molto conflittuali, sia dal punto di vista magari di problematiche pregresse, non so, disabilità, problemi di apprendimento, difficoltà nelle relazioni tra i pari. Ecco, in questo momento i ragazzi che avevano già una vulnerabilità di base si troveranno a riscontrare dei problemi molto più significativi nel tempo, mentre chi ha la fortuna di avere una condizione di partenza più privilegiata ovviamente ne soffrirà molto meno. Quindi il tema del Covid purtroppo divarica le differenze di base che avevamo fra ragazzi, fra bambini e fra adolescenti. Grazie per questo contributo. Io la invito, con il supporto e l'aiuto di Elisabetta, vogliamo tornare sull'argomento, perché questo è un argomento che attraversa e attraverserà, secondo me, il nostro tempo ancora per molto tempo. La ringrazio, dottoressa, buon lavoro. Buon Grazie. Lavoro. Grazie. 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 Noi proseguiamo, perché stiamo andando verso la conclusione con il vostro contributo. Però, professor Sambri, forse lei ed io ne abbiamo parlato ancora. Io, a parte momenti sospesi che ho letto con tanto piacere, e come vedete questo ci è servito per questa puntata, e vi raccomando ancora, ci sono delle cose preziose, delle chicche, come le chiamo io, dentro, che coinvolgono ciascuno di noi e danno una mano attraverso quel progetto anche ai nostri ospedali, nella fattispecie al Bufalini e alla Vasca. All'ostetricia, al reparto ostetricia. Di ostetricia. Professor Sambri, in questi giorni sto leggendo un altro libro. Io nel 1917, poiché sono vagabondo, cioè nel senso che giro, mi sono recato alle isole Svalbard, come sanno i miei colleghi, alle Spitsbergen, e era il 2017. Alle Spitsbergen, dove vivono 2.200 persone e 3.500 orsi bianchi, quindi un ambiente bellissimo ma anche selvaggio, non vi dico come l'anno scorso, però tornerei domani mattina, c'è un piccolo cimiterino, un cimitero abbandonato, questo ce l'hanno detto i locali, da decine d'anni. E il cimitero conserva dei corpi nel permafrost.
che, come sapete, da una distanza di 2 metri sottoterra manteneva, perché adesso il ghiaccio si sta un po' sciogliendo, il freddo, il ghiaccio. C'era il rischio che lì la Spagnola, ecco perché sto leggendo questo libro sulla Spagnola, di Laura Spinney, questo è un libro di Laura Spinney, 1918, che parla della pandemia spagnola, c'è il rischio che sciogliendosi il ghiaccio, i ricercatori come voi stanno studiando, perché sembra che sia presente ancora il ceppo della Spagnola. E da allora in avanti, lei che ne è esperto me lo confermerà o meno, se questa sia una diceria o meno, da allora in avanti gli abitanti delle Spitsbergen, l'intero arcipelago, a 65 anni sono costretti ad abbandonare l'arcipelago perché devono morire in territorio norvegese, cioè a Tromsø. Questo per dirvi che cos'è la pandemia, attenzione. Prego. Beh, questo Stampa. Sicuramente è un fatto assolutamente probabile, nel senso che i cambiamenti climatici, che sono un dato di fatto, ci porteranno ad avere sempre più a che fare con episodi come quello che stiamo vivendo. Basta rileggere un po' la letteratura scientifica degli ultimi 20 anni, e la pandemia, non si immaginava che potesse essere un nuovo coronavirus, ma la pandemia di influenza era ampiamente annunciata, ma perché è un fatto incontrovertibile. Noi stiamo cambiando il nostro mondo, lo stiamo plasmando per il nostro modo di vivere, e sicuramente qualche conseguenza c'è. Per cui io credo assolutamente che nel prossimo futuro dovremo essere costantemente preparati, perché questa è una delle pandemie, non è un caso, è a 100 anni esatti dall'influenza da spagnola. Ma in questi 100 anni siamo passati da 2,5 miliardi di abitanti a 7 miliardi di abitanti. È vero. Questo è importante, cioè questo è un dato di fatto. Mi consento subito, prego, perché prego. Le chiedo proprio la domanda anche su questo. A quel tempo, come diceva il professor Sambri, stiamo parlando di 2,5 miliardi di abitanti sul pianeta Terra, e oggi siamo 7,5 miliardi. Però attenzione, uccise questa pandemia fino alla fine del 1920, perché sì, finì allora. Dopo ci sono stati anche dei prosegui, mi sembra, anche 21, in Russia fino al 21, 22, eccetera. Uccise tra, lo dice qui, 50 e 100 milioni di persone. Attenzione, su 2,5 miliardi, vale a dire tra il 2,5 e il 5%. Questo, dice, riflette anche l'incertezza della conoscenza della pandemia, e uccise più persone, eravamo nella prima guerra mondiale, più della prima guerra mondiale e della seconda guerra mondiale. Ricordo solo l'ultimo passaggio, che anche questo è importante, perché quella pandemia ha coinvolto scrittori, poeti, caro dottor Vergoni, poeti, filosofi, eccetera. Ne ricordo uno, il poeta Guillaume Apollinaire, che morì allora. Morì in quel tempo, lui accompagnò in visita anche allora l'imperatore, il Kaiser Guglielmo di Germania, e ha ispirato questo, come sapete, Apollinaire, il futurismo. Picasso ha preso le origini da Guillaume Apollinaire. Quindi è la storia che continua su di noi. Dobbiamo fare memoria, non dimenticare queste cose. Ci sono due cose, secondo me, che colpiscono, insomma, che vanno ricordate. La prima è che la storia dell'umanità è una storia di epidemie. Di epidemie, di guerre, ma di epidemie. È sempre stata. E quindi l'idea magica che noi fossimo in una modernità impermeabile per sempre alle epidemie era appunto un'idea magica e non scientifica. L'altra cosa che ricorda la spagnola, perché la spagnola si chiama spagnola? E non perché venga dalla Spagna, che no, sia nata, no, in Spagna. E questo dice molto su, vediamo cose che alla fine la storia si ripete, perché i negazionisti ci sono sempre stati, ci sono sempre stati. La spagnola è una pandemia che riguardava tutto il mondo, tutta l'Europa, che era in guerra, perché la spagnola cade durante la Prima Guerra Mondiale. Tutti i paesi belligeranti in guerra
fiaccati le popolazioni e gli eserciti dalla guerra, negavano l'epidemia per non appesantire ulteriormente, diciamo, il morale delle truppe e del popolo. La Spagna era l'unico paese non in guerra e quindi si poteva permettere di non negare la malattia e di riconoscerla e di provare a prevenirla già allora, un secolo fa, con i dispositivi di protezione, con le mascherine di stoffa, per dire che i fenomeni sociali, la storia della medicina, insomma, sono cose che ci insegnano molto. Ce ne eravamo un po' dimenticati, eravamo anche, questa è una lezione tra le tante, un po' presi da un delirio di modernità, di medicina magica, di onnipotenza anche, di essere capaci di risolvere tutto, quasi tutto. Ecco, questa lezione ci deve anche far riflettere non solo sulla fragilità, ma sulla necessità anche di prepararsi, di farsi trovare pronti, e questo riguarda grandemente il servizio sanitario, perché quando si dice che il servizio sanitario deve avere delle riserve, dei margini, deve avere un po' più di ciò che serve quotidianamente, lo si dice non per sprecare, non per usare inutilmente, ma per poter far fronte in condizioni adeguate a situazioni che, se anche inaspettate, sono largamente prevedibili sulla base della nostra storia millenaria, possiamo dire. D'accordissimo, sottoscrivo, anche perché forse nessuno sa, a parte che io amo Apollinaire, ma durante la conferenza mondiale di Parigi, dopo la fine della prima guerra mondiale, di cui parlava il dottor Lusenti, sapete chi morì? Il presidente degli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti è morto di pandemia spagnola. Quindi attenzione, questo è un tema che non riguarda la povera gente, quelli che sono più esposti, perché dovremmo dire anche questo. Io ho una cifra che dopo vorrei presentare alla vostra attenzione a proposito di vaccini, dottor Sambri. Però, siccome stiamo andando verso la conclusione, abbiamo un altro contributo? Sì, abbiamo un contributo che riguarda sempre il tema dei momenti sospesi, perché comunque la pandemia ha delle conseguenze psicologiche. Ed è un problema che sono anche un problema di sanità pubblica. No, il contributo che vorrei far vedere è quello della rianimazione, la pillola numero 6. Perfetto. Prego, regia. Sono i rianimatori che parlano. Se la prima ondata è stata un'onda anomala, questa seconda ondata la possiamo vedere più come una marea. Come una marea che cresce e forse sta smettendo di crescere, speriamo di essere all'acme. E in questo momento siamo sospesi in questa fase in cui ci auguriamo, appunto, che pian piano la marea si ritiri. E in questa seconda ondata, a differenza della prima, ci sentiamo più in una condizione in cui stiamo facendo il nostro lavoro, cioè sta diventando rutinario prendersi cura di questi pazienti. Rutinario però nelle difficoltà di prendere decisioni che sono estremamente difficili, estremamente importanti e che ne vanno della vita dei pazienti di cui ci prendiamo carico. E questa è una patologia nuova che nessuno conosce fino in fondo, con degli aspetti che la rendono diversa dalle altre, aspetti sia clinici che epidemiologici. E in questa fase noi abbiamo il dovere non solo di assistere pazienti, ma anche di raccogliere dati, cerca di capire la bontà di approcci terapeutici o di gestione dei pazienti, e abbiamo un impegno nel dovere scrivere e raccontare queste cose, perché nella comunità scientifica c'è un interesse sincero verso le esperienze degli altri. Questo è stato impressionante nelle prime settimane della pandemia, perché l'Italia è stato il primo paese occidentale colpito. Attraverso questo vetro cerchiamo di coinvolgere i parenti nel processo di cura e cerchiamo di far percepire ai pazienti ricoverati la vicinanza dei loro cari. Stiamo concludendo, cara Elisabetta. Noi avremmo avuto bisogno di tanto tempo per approfondire ed abusare della bontà dei nostri ospiti, però dobbiamo concludere. Dottor Vergoni, quella che a me piace moltissimo e che riassume questa poesia, che è compresa, quasi quasi è il perimetro di questo libro Momenti Sospesi. Me la legga lei, è sua. Sì, è mia. Ha avuto anche un importante riconoscimento in un concorso letterario internazionale. Il titolo è Se Dio. Dio, se c'è, deve essere leggero, attraversa, sovrasta
perfonde la materia, muove le spighe, agita le fronde, accarezza le acque. È vita e morte e non ha bisogno di noi. Non è memoria, è. E io, se c'è, attraverso lui sono. Grazie, dottor Vergoni. Veramente stupenda. Devo concludere un pensierino. Ce la fate velocissimamente, dottor Lusenti, un pensierino finale? Pensierino finale, questa non è una gara di velocità. È una gara di resistenza e di capacità di ripartire. Ce ne avremo ancora per un po', però siamo sulla buona strada. Grazie. Dottor Venturelli? Ogni momento sospeso troverà poi anche un punto d'appoggio. Speriamo di trovarlo in fretta. Professor Sambri? Dipende solo da noi. Se ciascuno fa il suo dovere e ciascuno fa quello che bisogna fare, ne veniamo fuori. Io vi ringrazio, soprattutto Elisabetta, professor Sambri, dottor Vergoni, dottor Venturelli, dottor Lusenti. Auguro a voi un buon lavoro con la passione con la quale voi ci avete accompagnati in questo tempo e sono sicuro ci accompagnerete in questo tempo non facile. Do l'appuntamento, se volete, se ci date una mano in gennaio, perché arrivano i vaccini o no? Siete pronti o no? Quindi tutto a posto per essere vaccinati noi? Direi proprio di sì. L'aspetto, fine di gennaio. Regia, sto concludendo, però vorrei, lasciatemelo dire, ricordare tre date. Oggi, il 10 dicembre, è la giornata mondiale contro e per i diritti umani. Per i diritti umani. Attenzione, perché questo è un fatto importante in questo tempo, ma non solo, per la salvaguardia della democrazia, per i più deboli, a proposito di Covid, attenzione, mi sono dimenticato, però non ho tempo, non mi è rimasto tempo, volevo dirvi che il 96% dei vaccini che sono stati oggi opzionati, bene, sapete da chi sono stati opzionati? Dal 96% della Pfizer, nel caso specifico, mi corregge se sbaglio, per il 14% della popolazione, cioè noi che siamo quelli più ricchi, più disponibili. E vi sono ancora una settantina di paesi che sono scoperti letteralmente da qualsiasi intervento vaccinale. Quindi 10 dicembre, ieri 9 dicembre, ricorrevano i 100 anni dalla nascita di un grande presidente del nostro paese, Carlo Azeglio Ciampi, nato nel 1920, morto nel 2016. Però, e sono sicuro che Davide, Alberto, i miei colleghi che lavorano tutti i giorni in regia, vedete queste immagini, non so, ecco qua. Noi ricordiamo e salutiamo Paolo Rossi, che è il centravanti, il goleador del 1982 dell'Italia, campione del mondo. Io mi ricordo sempre il ritorno in aereo del Presidente della Repubblica di allora, Pertini con Bearzotto. Vogliamo ricordarlo. Grazie, ciao a tutti per il vostro contributo e la vostra collaborazione. Ciao.